Ecco. Molto spesso. La terra della società, l'animale dei santi misteri, che conosciamo il nostro peccato. Signore, la parola del Padre è salvare l'amore di cuore, amami da noi. Signore, pietà. Cristo, che si è venuto a chiamare i peccatori, amami da noi. Cristo, pietà. Signore, che mi cancelli per non essere il Padre, amami pietà. Signore, pietà. Dio, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. Custodisci sempre come tenda l'onore alla tua famiglia, Signore, e poiché unico fondamento della nostra speranza e la grazia che viene da te, aiutaci sempre con la tua protezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo figlio e Dio, e viva di te con te in eternità dello Spirito Santo, per dal libro della Genesi. Dio disse: creato il giorno con gli esseri viventi e uccelli volano sopra la terra, davanti al firmamento del cielo. Dio creò i grandi mostri marini e tutti gli esseri viventi secondo la loro specie, e tutti gli uccelli alati secondo la loro specie. Dio vide che era il suo buono. Dio vi benedisse: siate fecondi e moltiplicate, e riempite le acque di mano. Gli uccelli si moltiplicano sulla terra, e di sera e di mattino tutto il giorno. Dio disse: la terra produca esseri viventi secondo la loro specie. Bestiame, reptili, animali e selvatici, secondo la loro specie, e così avvenne. Dio fece gli animali selvatici, secondo la loro specie, bestiame, secondo la propria specie, e tutti i reptili e suoi, secondo la loro specie. Dio vide che era cosa buona. Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine, secondo la nostra somiglianza. Domini sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutti gli animali selvatici, su tutti i reti che strisciano sulla terra. E Dio creò l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio che lo creò, maschio e femmina gli creò. Dio lo benedisse e Dio disse: siate fecondi e moltiplicati, riempite la terra e dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente che striscia sulla terra. Dio disse: ecco, io vi do ogni erba che produce semi e che si frutta la terra, e ogni albero fruttifero che produce semi. Saranno il vostro cibo. A tutti gli animali selvatici, a tutti gli uccelli del cielo, a tutti gli esseri che strisciano sulla terra e gli uomini e amare l'unità, io do il cibo di erba verde, e così avvenne. Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco la cosa molto buona, e fu sera e fu mattina, sesto giorno. Così furono portate a compimento il cielo e la terra e tutte le loro schede. Dio nel settimo giorno a compimento il lavoro che aveva fatto e cessò nel settimo giorno da ogni suo lavoro che aveva fatto. Dio benedisse il settimo giorno e lo consacrò, perché in esso aveva cessato da ogni lavoro che gli aveva fatto e amò. Queste sono le origini del cielo e della terra quando il bello è creato. Parola di Dio. Mentiamo. Il figlio dell'uomo perché è il tuo, oh sì.
Benedetto sei tu, Signore Dio generale, salvato da portarmi a raggiungere questo vino, frutto della vita e del lavoro del tuo uomo, presentiamo a te per il mio Dio, che non è mai di sorpresa. In attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale